È stata finalmente presentata la campagna abbonamenti 2019-2020 della Cucine Lube Civitanova. La squadra marchigiana di volley, reduce dal fantastico double della scorsa stagione fatto da Scudetto e Champions League, si appresta ad accogliere i tifosi con novità molto interessanti per quanto riguarda l'abbonamento. Peppe Cormio, inizia la campagna abbonamenti della Lube dopo una campagna acquisti anche quest'anno stratosferica. Hai unito un mix di esperienza e gioventù, rinnovando e ringiovanendo la rosa. Insomma, stratosferica, aspettiamo a dirlo. Diciamo che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, che erano quelli che hai detto tu, cioè trovare dei sostituti a dei grandissimi campioni che per diversi motivi ci hanno salutato. Chiaramente non è facile sostituirne alcuni, perché Sokolov chiaramente ha rappresentato un giocatore fondamentale per arrivare ai successi che abbiamo ottenuto quest'anno, però dovevamo ringiovanire. Diciamo che abbiamo presi due, tutti e due bravi. Uno è un giocatore fatto, campione completo, e lo sta dimostrando nella VNL adesso, dove è tra i migliori marcatori, dell'iraniano Gafur. L'altro è veramente un ragazzo giovane, una scommessa, è un giocatore che potrà giocare titolare se dimostrerà che quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno è realmente il suo livello. Noi sappiamo anche che giocare in una squadra senza pensieri è una cosa, giocare gravato di responsabilità è un'altra, quindi per questo vicino a lui abbiamo messo un giocatore che in qualsiasi momento sa dare il suo apporto senza temere, diciamo, la parte emotiva del nostro sport. C'è anche Anzani che si presenta da solo. Beh, Anzani sì, nel ruolo di centrale dovevamo trovare un giocatore che ci desse qualcosa in più. A me sembra che sia un ragazzo bravo, a volte anche sottovalutato da alcuni o ritenuto un giocatore già più che maturo. In realtà Anzani ha un anno in più di Diamantini, che invece viene ritenuto giovane, o di Nelli, che si dice sempre il giovane Nelli. Manzani ha 7 mesi di più, quindi è ancora giovane, può migliorare tanto, può dare tanto. Credo che sia un bel acquisto, sono sicuro che farà anche molto bene in nazionale quest'anno. Si comincia con Nessun Dorma, lo spettacolo si replica, alle tue spalle Brunigno, tricolore, la bandiera blu, il pubblico, non manca niente. No, abbiamo messo tutto, questa romanza della Turandot è una romanza che va in crescendo, come spero sia la nostra stagione. Vincerò a un certo punto, così tuona la romanza. Noi ci auguriamo sia di buon auspicio, ma soprattutto è il spronare tutti a dare il massimo. Nessuno sta per pubblico, società, giocatori, tutti devono dare il massimo, non si devono accontentare della grande, immensa soddisfazione che la parte finale della scorsa stagione ci ha regalato e che ci stiamo godendo in questo periodo estivo. Prezzi invariati per gli abbonamenti significa che volete fare il pieno, ma andate anche verso le esigenze di tutti. Sì, noi abbiamo fatto sempre una politica di prezzi molto vicina al pubblico, la manteniamo in questa occasione. Credo che questi prezzi per assistere a qualcosa come 22 o anche 25 partite come lo scorso anno, questi prezzi siano veramente un venire incontro al nostro pubblico, che però lo merita, perché l'impianto l'ha quasi sempre riempito e perché ha reso caloroso il proprio tifo e l'affetto alla propria squadra. Quindi è una scelta sulla quale non abbiamo avuto nessun dubbio, e ricordo che l'abbonamento per il secondo anno consecutivo è all-in, cioè all-inclusive, prevede tutte le gare di campionato, di Coppa Italia e di Champions League. E avete anche allargato l'offerta, perché c'è il settore non numerato che è possibile abbonarsi. Sì, abbiamo dato anche la possibilità a chi acquista online di comprare biglietti di curva, così altrimenti non riusciva ad acquistarli perché i numerati sono pochi, e quindi daremo questa opportunità a tutto il pubblico di accedere alla curva. In questo modo forse anche cresceremo un pochino, no? Di un centinaio, 150 pezzi, cioè ci avvicineremo a quella quota 2000 che è il nostro obiettivo.
L'altra novità da segnalare è quella riservata ai clienti di UbiBanca, che è la official bank di Volley Lube. Tramite il nuovo servizio Ricariconto, tutti i titolari di un conto corrente UbiBanca potranno infatti rateizzare l'acquisto dell'abbonamento Lube in comode rate mensili, sottoscrivendo gratuitamente in filiale il servizio. Presidente Simona Sileoni, ci siamo. Riparte la stagione con due bambine che ci ha presentato in fase di presentazione. Non male, un impegno importante per la Lube ma anche per i tifosi da questo punto in poi. Assolutamente sì, queste bambine bisognerà custodirle per bene e magari anche dare loro delle sorelline, perché no, insomma, in qualche maniera. A parte gli scherzi, sono due trofei eccezionali, siamo chiamati a difenderli nella prossima stagione e perché no anche a fare meglio. Ne approfitto per ringraziare tutto il pubblico, tutti quelli che ci sono stati vicini nella scorsa stagione, anche gli sponsor, la stampa, tutti quanti, e mi raccomando però, visto che è considerato che la nostra nuova campagna abbonamenti si intitola Nessun Dorma, ciò significa che dovremo stare belli svegli tutti quanti per affrontare una nuova stagione nel miglior modo possibile. Un Nessun Dorma perché qualcuno si è addormentato sul 2-0 di gara 5. A che cosa è riferito questo Nessun Dorma? No, assolutamente no, anzi il pubblico è stato bello sveglio come noi, perché poi insomma sappiamo tutti come è andata a finire. Il Nessun Dorma si riferisce al fatto che lo spettacolo continua, lo spettacolo ricomincia e saremo appunto chiamati ad affrontare insieme una nuova stagione, per cui è una carica verso la nostra squadra, verso i nostri tifosi e tutti quelli che saranno con noi a seguire.